che attraverso Domenico Borsetti, fondatore della Casa del Giovane di Pavia, hai voluto arricchire questo luogo di servizio con questa nuova opera di preghiera e contemplazione. Fa che il suo essere visibilmente presente in mezzo a noi sia segno di unità e di incoraggiamento per tutti nella lode a te e nel servizio ai fratelli. Il Signore è buono, il Signore è grande nell'amore. All'inizio degli anni Ottanta, i desideri e i sogni di due grandi sacerdoti si sono incontrati sotto il calore della maternità di Maria, la madre del Signore, la regina del Monte di Europa. L'incontro è il rapporto di amicizia e di condivisione di obiettivi tra Don Enzo Boschetti e Don Antonio Ferraris, avvenne ad Europa. Il carisma di Don Enzo, portato ora avanti con convinzione e con generosità dai suoi preti della piccola opera di San Giuseppe. Grazie, carissimo Don Franco, successore di Don Enzo. Grazie alla tua comunità e alla vostra estrema generosità. Il carisma di Don Enzo vuole accoglienza e aiuto ai giovani in difficoltà, come è qui Casa Speranza, e vuole nel contempo sostegno nella preghiera, come è qui il monastero. Don Enzo era stato 7 anni nel Carmelo e i contatti con Madre Elvira sono datati da 20 anni. Esprimo a nome di tutta la diocesi di Biella la gioia per questo inizio. È il 5° monastero di preghiera contemplativa nella diocesi. Il monastero Januaceli delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, che in questo periodo hanno anche accolto con tanto a cuore la presenza delle Suore di Carpineto. Il monastero delle Suore Romite Battistine del Brovarone in Trivero. Il monastero di Bose in Magnano. E il doppio monastero femminile e maschile dei figli di Dio in Vigliano Biellese di Don Divo Barsotti. Ora il monastero Mater Carmeli di Chiavazza, dove già una monaca è biellese. Un fraterno saluto a Monsignor Massimo Giustetti, nostro venerato vescovo. Un caro benvenuto a Monsignor Giovanni Giudici, vescovo di Pavia. Ho tanto desiderato la tua presenza per sottolineare che Don Enzo era, e per tanti aspetti in profondità è, prete del presbiterio pavese, e così i suoi preti. Un riconoscente saluto a padre Claudio Bellotti, priore dei Carmelitani d'Italia. Carissime monache carmelitane,
Bene arrivate nella vostra casa, perché il Signore ha trovato casa nella vostra vita. Potete contare su questa Chiesa diocesana biellese e noi tutti, e in particolare io stesso, contiamo sulla vostra preghiera di intercessione. Oggi viviamo un evento storico. I desideri e i sogni degli uomini si realizzano, ma soprattutto le promesse di Dio si compiono, tanto da sorprenderci ogni volta, e il nostro cuore si apre alla meraviglia. Deo gratias. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione, di comunione con Dio e con i fratelli. Confesso a Dio onnipotente e a tutti i fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Parola di Dio. E il tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. E il tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. E tuo spirito, Signore,